Ciao a tutti amici e bentornati su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nello scorso episodio abbiamo completato tutti i ricordi o tutte le visioni, tutte le lacrime di Drago e quindi abbiamo capito tutta la storia di Tears of the Kingdom. E in questo episodio, che sarà un pochino più corto visto che lo scorso era bello lungo, in questo episodio andremo a sbloccare le fate radiose. Almeno ne sbloccheremo una, perlomeno, è quello che vorrei fare, magari due se ho tempo. Perché è necessario che io cominci off camera, lo voglio fare perché non voglio annoiarvi, a potenziare la mia armatura. Mi prendo un'armatura e la potenzio. Probabilmente farò tutto off camera e dai prossimi episodi andremo avanti con la storia. Ora, devo parlare con loro. Potresti raccontarmi qualcos'altro di quella notte in cui la fata radiosa si è data alla macchia? Ma certo, credo che sia successo poco tempo dopo il cataclisma. Da un giorno all'altro, la fata radiosa è scomparsa. Eravamo preoccupati, così siamo andati a cercarla. Ed ecco che c'è stato quell'incidente. Una storia proprio brutta. Tutto d'un tratto una ragazza dei capelli biondi è balzata davanti a noi. Il cavallo si è spaventato e se l'è data a gambe. Ma la sorte peggiore è capitata a quello che consideriamo a tutti gli effetti un altro membro dell'orchestra. Le ruote del nostro prezioso brigliante si sono rotte. Una tragedia immane, ti dico. Senza il carro non abbiamo modo di trasportare gli strumenti. Per fortuna non si è fatto male a nessuno. Ma da allora la fata radiosa si è spaventata ed è rimasta chiusa nel suo bocciolo. Sono sicuro che quella donna le abbia fatto qualcosa, non ho il minimo dubbio. Una persona che va via così, senza nemmeno scusarsi con noi, non può che essere una poco di buono. Qualsiasi sia la ragione che ha spinto la fata radiosa a nascondersi, volevamo esibirci per tirarla un po' su di morale. Per trasportare gli strumenti ci serve il nostro brigliante, ma diciamo che non è proprio in buone condizioni. E avete parlato di una ragazza dai capelli biondi, eh? E se fosse... Oh, ciao spiumatello, non mi ero accorto di te. Capiti proprio a cuculo. Scusa la fretta, ma abbiamo del lavoro da fare. Questi musicisti dicono che la fata radiosa che vive nei pressi di questo stallaggio si è nascosta nel suo bocciolo. E sembra che sia coinvolta anche una certa ragazza dai capelli biondi. Mi chiedo se questa ragazza possa essere la principessa Zelda. Ma ovviamente non posso mica andare in stampa con notizie non confermate. Andiamo a sentire la fata radiosa. La fata radiosa? Se sei intrigato anche tu, hai proprio la stoffa del giornalista d'assalto. Vedi quella pianta da cui esce un fumo colorato in cima alla salita? Il bocciolo della fata è proprio lì. Si dice che la fata ami la musica e che di recente si sia avvicinata allo stallaggio per sentirla meglio. A quanto pare il gruppo di musicisti sa il fatto suo. Sembra che anche la fata radiosa impartisca benedizioni protettive ai viandanti. E che la sua presenza sia vitale per lo stallaggio. Spero che si riprenda il prima possibile. Beh, ora dobbiamo trovare un modo per raggiungere la fata radiosa. Il cavallo è fuggito, il brigliante è rotto. Insomma, siamo nei guai. Ok. Dopo questo lungo dialogo, nel frattempo fatemi prendere un'arma degna di essere chiamata tale. Sì, devo anche rifarmi assolutamente, necessariamente... il comparto armi, ma è una cosa che faremo in questi episodi. Allora, chiaramente ci serve il nostro cavallo. E... aspettate che ce lo porta. E dobbiamo... dargli una bardatura. Perché serve la bardatura. Eccoci qua. No, non ho nient'altro da fare. Certi cavalli hanno molto vigore. Sì, ok, la solita cosa. Va bene. Argo, eccoti qua. Oh, aspettate, aspettate, aspettate. Voglio questi funghi che mi servono. Ora, come facciamo? Dobbiamo proseguire. Un po' piano, Argo. Piano, 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 piano. Che non serve andare così forte. Ci allineiamo qua. Riesci ad andare indietro? Ok, sì. Facciamo un attimino di retro. Ok. Stai bello qua.
Ora prendiamo la bardatura e la attacchiamo. Riusciamo ad attaccarla qua sotto? No, serve ancora un attimino di retro. Ma giusto un pochettino. Indietro, Argo. No, non vuoi più andare indietro. È la cosa più difficile, riuscire a collegarla. Ve lo posso dire perché l'ho già fatto. Oddio, collegarla qua non è proprio un'ottima idea. È che se noi... Voi dite, muovi questo. Però in realtà se lo muovi... Oddio, non si arrabbiano i bro? Solitamente si arrabbiavano. Ok. Così dovremmo esserci. La data è troppo importante per lo stallaggio. Se solo guido io. Sul serio? Viola! No, Viola? C'è qualcosa di diverso nel brillante. Magari ora si muoverà. Dai, saltiamoci sopra prima che cambi idea. Sapete che prima forse dovevo... Ci sono delle ruote qua in giro. Oh, sì, infatti. Mi sono dimenticato di... Beh, sistemarlo con le ruote. Effettivamente, mi sembrava un po' strano, farlo andare così. Aspettate. È abbastanza dritta, sì. Direi che è migliore di quello che potessimo fare. Ora mettiamo questa dall'altro lato. Togliendo questa pietra che sinceramente dà solo che fastidio. Ok. Ok. L'abbiamo messo al contrario, non è vero? L'abbiamo messo al contrario. Vabbè, possiamo farlo andare anche al contrario, non è un problema. Noi siamo un pochino alternativi. Anche perché da una parte dovranno salire, no? Sì, infatti noto che il cavallo sta facendo una certa fatica a salire. Per forza, perché lo sterzo è anteriore. E in questo momento è dietro. Ma sì, va bene lo stesso, anche se si muove un pochino strano. Lo stiamo facendo un po' driftare, ragazzi. Vedete? Vi faccio anche Tokyo Drift. Cioè, cosa volete di più? E andiamo verso la nostra amica, Fata Radiosa. Argo, riesce a curvare, per favore? In uno dei prossimi episodi, ragazzi, andremo... a fare visita. Magari anche nel pro. No, non credo nel prossimo. Però secondo me tra un paio di episodi sì, andremo a fare visita al nostro sacrario della rinascita, dove siamo rinati in Zelda Breath of the Wild. Guardatevi il mio gameplay se non l'avete visto, per quelli nuovi. Ti ringrazio. Ora che siamo arrivati dovremmo essere a posto. Maestro, è il momento di prepararci per la nostra esibizione. Mi raccomando, voglio un'esecuzione bella intensa per la nostra Fata Radiosa. Sì, siete letteralmente in due, Ah, ci sta facendo una bella esecuzione. Guardalo com'è contento. Arriva. Guarda, Viola, la Fata Radiosa si è rivelata. Sì, ha un aspetto così radioso. Ce l'hai fatta, partner. Ho visto che il bocciolo si è schiuso e mi sono precipitato qui. Dunque è lei, la Fata Radiosa. Ho sentito questa melodia armoniosa e non ho potuto restare ancora nascosta. Ma ciò che vedo dinanzi a me è ben diverso da quanto mi aveva raccontato la principessa Zelda. Mi ha detto che il mondo è stato avvolto dal miasma e si è riempito di mostri. Ecco perché mi ero nascosta. Ma ora che ci penso... Quando parlavo con quella Zelda ho sentito una sensazione molto sgradevole.
Era notte fonda e non sono riuscita a vedere bene il suo volto. In effetti poteva anche trattarsi di un'altra persona. Assomigliava molto alla principessa Zelda. Ma non era lei, eh? Che sortilegio è mai questo? Il mistero si infittisce. Ma il fatto che la fata radiosa si sia risvegliata è già di per sé una notizia sensazionale. Devo subito scrivere un articolo a riguardo. Oh, è vero. Questa era la tua prima inchiesta, Spiumatello. E guarda che risultati hai ottenuto, direttamente al primo colpo. Sono davvero orgoglioso, sai? Tieni, te la sei meritata. E ci paga. Grazie. Con il procedere delle inchieste, la tua paga base aumenterà e potrai anche ottenere dei bonus. Continua così, Spiumatello. Volerò subito alla sede del giornale per scrivere questo articolo. Penso proprio che sarà un successone. Ci si becca! Maestro, credevo che il motivo per cui il gruppo si è sciolto fosse... Beh, temevo che gli altri si fossero stancati di sentire il mio violino. Non è affatto così. Viola, il tuo violino è così celestiale che hai persino fatto commuovere la fata radiosa. Ho imparato ad avere fiducia nel mio violino. Sembra che anche le altre fate radiose si siano rinchiuse nel proprio bucciolo. Cercherò, o meglio cercheremo, di farle uscire con la nostra musica. Splendida idea. Torna l'orchestra Briglia Sciolta. Caro viandante, grazie per averci aiutato ad arrivare fin qui. Ora come ora, siamo solo in due, ma sento che rimetteremo in piedi l'orchestra. Ora che è tutto deciso, dobbiamo occuparci dei preparativi, Viola. Andiamo a cercare le fate radiose che non si sono ancora risvegliate. Ok. Mi era sembrato che fossi impegnato, così avevo pensato di tornare tranquillamente alla mia fonte. Ma ho sentito che parlavate di tirar su di morale le mie sorelle, quindi ho deciso di aspettare. In tutto siamo in quattro, ma a quanto pare anche le mie sorelle si sono rintanate nei loro boccioli per la paura. E ci dà le posizioni. Mija è vicino allo stallaggio delle terre di Ebra. Shizar è vicino allo stallaggio della piana di Rule. Kutura è vicino allo stallaggio all'ovest delle terre di Necluda. Ero molto preoccupata per la loro sicurezza, ma dopo aver sentito parlare i musicisti mi sento meglio. Se dovessi imbatterti in altri boccioli, parleresti con loro per favore? E già che sei qui, che ne diresti se io potenziassi un po' il tuo abbigliamento? Ok, può potenziare solo un pochino. Allora, che cosa possiamo potenziare? La tunica Ilia è buona per essere potenziata? Beh, sì. Serve solo del corno di Boblin. Secondo me possiamo permettercelo. Possiamo permettercelo, sì. Come ho detto, ragazzi, questo sarà un episodio corto, quindi vi sto giusto facendo vedere come funziona. Poi il resto lo farò off camera. Perché sennò vengono troppi episodi. Il risultato è perfetto. Posso potenziarti anche... Puoi potenziarmi anche altro. Magari... Oddio, facciamoci potenziare direttamente tutto, ragazzi. Ci facciamo potenziare anche il berretto e anche i pantaloni. Così abbiamo un pochino di armatura. Perché sennò i mostri ci... ammazzano in un secondo. Tanto non... non è un problema. Potenziamo molto volentieri anche questa. Grazie, molto gentile. Ok, tanto è sempre la stessa animazione, possiamo anche saltarla. Ok. No, non mi serve altro. Grazie. Eccoci qua. Allora, adesso in teoria come armatura noi abbiamo 13. Ah, perché indossiamo la tunica... 15, che è poco, 15 di armatura, però prima avevamo tipo, 10, 9, forse anche meno, e ora abbiamo 15, no, prima avevamo 9, mi pare, 15 è un bel numerino, ecco, non vi proteggerà del tutto, però vi può aiutare. Ora, questo breve episodio, tra l'altro prima o poi andremo anche là, visto che da qua si vede. Andremo anche qua. No, forse non è qua. No, non è qua, mi sono confuso.
È da un'altra parte. Comunque, no, forse è proprio lì, sapete? Oh no, sì, è proprio lì che dobbiamo andare. Però prossimamente. Io, ragazzi, sì, dobbiamo andare lì. Io, ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video, abbastanza breve. In descrizione trovate tutti i link, commentate, condividete, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, date un'occhiata agli abbonamenti e al merch del canale. E noi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Buona giornata e ciao a tutti.